proprio il fatto di dire che questa canzone la possiamo dedicare a Giorgia, sì. Simply the best. Benvenuta su Radio Nova. Che cazzo. Subito così. Ma non soltanto, no. Direi anche bravo, che è bravo. Che vogliamo no, dire. È che ha voluto ricambiare Giorgia, ha voluto ricambiare la cortesia quando è arrivato, ha detto come mi trovi benissimo, ha detto come Giorgia mi benissimo. E qua i ruoli si sono invertiti, sono gli uomini alla fine a cercare l'approvazione sul proprio aspetto estetico esteriore. Però te li meritavi tutti, stai benissimo. Grazie tante, anche tu. Vogliamo continuare un altro po'? No, io ma magari, grazie. No, grazie. Stavo per chiederti, secondo te la lunga si vede di più rispetto all'ultima? Avevo preparato un'altra apertura, in realtà volevo dire di sole e d'azzurro oggi. No, questa... è stata più bella così. Bravo. Vabbè. Ok, va benissimo. Benvenuta, contentissimi di averti qui con noi. Anche davvero. Per me è un grande piacere. Poi la radio mi manca sempre, quindi poi a voi vi voglio bene, lo sapete. Quindi è bello stare con voi. Stiamo parlando di te, di Giorgia, tutti siamo consapevoli di quello che hai dato al Festival di Sanremo. Perché intanto me lo chiedo, dico ma se lo ricorderanno, no? Ma certo che se lo ricorderanno. C'è soltanto una cosa, io ho sempre conservato un dubbio con me. Dimmelo, titolo di Come Saprei, sì? Che pensavo, insomma, non ho mai capito. Queste cose sono stupende, che uno per anni pensa. Invece... Non è che il congiuntivo, il condizionale fosse sbagliato, era guarda, come sapessi. Io c'avevo un po' di ansia su questa cosa, perché tu sai quanti penseranno che sto toppando il congiuntivo? Non ci credo, ragazzi. Io poi ho la fissa del congiuntivo. No, però poi insomma, ecco. Figuriamoci. Per esempio, io avevo un amico che era convinto che il pezzo di Battisti, Nessun dolore, quando c'era la parte che faceva binari divi, lui diceva binari vivi. binari vivi. Che era talmente bello che noi non gli abbiamo detto niente. È rimasto con quella convinzione. Binari vivi. Sì. Ma siamo dimmi dai più che ancorati. Aspetta, siamo che proprio nel no perché siamo nel qui ed ora pensare, proprio siamo nel 2023. Sì, confermo, concentrati assolutamente, e già questo già è una certezza. E non è poco. Partecipi con una canzone, come possiamo definire dal punto di vista del suono, del genere, un po' urban? Allora, io la diciamo che abbiamo appositamente messo delle sonorità anni 90, sai, c'è il piano la keyboard c'era nei pezzi di Whitney Houston, che veniva usata molto nell'R&B e nel soul. E urban mi piace. Ora c'è il mio produttore Big Fish, vuole chiedere se lui ce l'approva, perché poi mi dice ma che sei andata a dire, urban. No, però ci siamo ispirati molto a quel tipo di sonorità anni 90, sì. Con una scrittura però assolutamente 23. Certo. Quindi anche io mi sto misurando anche con un tipo di scrittura diversa, con delle melodie diverse da cantare, anche perché insomma quando le cose ormai le hai fatte devi anche farne delle altre, no? Giusto? Certo. Quindi mi vuoi dire che Blu, che seguirà quindi questo album dopo sette anni. Ma lo sai che non è possibile che sono perché in mezzo c'è stato un disco di cover, da Oro Nero sono passati, ma sono volati, e nel frattempo è cresciuto pure difficile. Tuo figlio quel disgraziato. Quell'infame non si dice l'hai scelta, ma neanche per scherzo, l'hai scelta la scuola superiore, ma guarda, alla fine abbiamo detto iscriviamoci qua, dove? Ecco. Aiutami. Comunque alla fine dice di aver scelto scientifico. Ah, buono. Ti è andata bene. Poi alla fine ci siamo detti, se abbiamo toppato, che a Roma si dice quando abbiamo sbagliato cambieremo. Però lui è bravo, devo dire che, ecco, che poi tutto quella sua ironia verso di me, la devo perdonare, perché poi quando fa le cose le fa bene. Che vedi, non ti dà neanche la possibilità di coglierlo in fallo. Allora, capito? Infame. Per noi donne è così, Alan. Lo so. Tu canterai domani nella seconda. Pare di sì. Stasera come approcci, come l'affronti? Te lo guardi tutto il festival con molta attenzione? Sempre, figurati, certo. Se non lo mi metterò nella mia stanzetta e guarderò tutto, ascolterò tutto, come è giusto che sia, giusto, lo farei comunque. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie davvero. ragazzi, grazie Norba. Parole grazie dette a voi. Male, domani questa canzone che fammi sapere. Io ho già sentita. Mi vuoi far sapere adesso? E tra l'altro devo pure votare domani sera. Vota Antonio. Comunque t'ha detto che complimenti. Stai benissimo, Alan. Vabbè, dai. Quando... Guarda, ti volevo dire che stai proprio bene. Sto male, sono imbarazzato. Spostiamo l'attenzione su di te. Giorgia. Grazie. Grazie. Ciao Giorgia. Ciao.